Oggi preparo is casquetas di Belvì, dolce tradizionale di Belvì, un dolce delicatissimo, sembra un fiore con dei petali finissimi bianchi. È un dolce molto antico, veniva realizzato in casa completamente a mano, da mani sapienti che sapevano come lavorare l'impasto, la sfoglia. Tiravano questa sfoglia completamente a mano col mattarello fino a quando la rendevano sottilissima, quasi trasparente, per realizzare questi dolci, i dolci della sposa. Le casquetas di Belvì sono i dolci della sposa. Delicatissimi, buonissimi e di un'eleganza infinita. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzare questo dolce unico sono 500 g di granito 00, acqua tiepida quanto basta, 100 g di strutto e un pizzico di sale, questo per realizzare la sfoglia. Dopo avremo bisogno per il ripieno 150 g di miele di castagno, 300 g di farina di nocciole tostate, un pizzico di cannella e scorza d'arancia, se è possibile quella essiccata, altrimenti va bene anche quella grattugiata al momento. Inizio a preparare subito la sfoglia. Metto lo strutto nel granito e il sale e inizio a lavorare fino a quando lo strutto sarà assorbito dal granito. Poi pian piano andremo ad aggiungere acqua. L'acqua quanta ne necessiterà, vedremo poi a occhio. Dopo aver mescolato bene lo strutto al granito, pian pianino vado ad aggiungere un po' d'acqua e l'acqua, mi raccomando, deve essere tiepida perché renderà l'impasto bello elastico. Pian pianino andiamo ad aggiungere acqua. Dobbiamo raggiungere una consistenza di un impasto bello elastico e facile poi da tirare. Noi useremo una sfogliatrice. Quando ci rendiamo conto che l'impasto ha assorbito sia lo strutto che l'acqua, non deve essere molle, deve essere un impasto come quando facciamo la pasta fatta in casa. E adesso lo lavoro un pochino sul tavolo da lavoro. Deve risultare un impasto bello liscio. L'impasto è ben lavorato, quindi lo metto dentro un sacchetto da congelatore oppure si può avvolgere nella pellicola alimentare. Lo chiudo bene e mentre preparo il ripieno, l'impasto avrà modo di stare a riposo e diventare ancora più elastico. Quindi preparo anche il ripieno. In una pentola verso il miele, verso la scorza d'arancia e la cannella. Accendo il fornello a fuoco basso e lascio un attimo che si sciolga il miele e diventi bello liquido. Il miele è bello liquido e vado a versarvi i 300 g di nocciole. Comincio a mescolare e ad amalgamare bene miele e nocciole. Non appena miele e nocciole e aromi si sono compattati tra di loro, questa è la consistenza giusta, quindi spengo il fornello e vado subito a tirare dei cilindretti.
ho iniziato a tirare dei cilindretti lunghi circa 20-23 cm. Sto prendendo dei pezzetti di impasto che, visto che è ancora bello caldo, vado a metterlo sul tavolo in modo che così si rassoda un po' di più, perché si tende a raffreddarsi un pochino. Non deve essere freddo, perché altrimenti non si riesce più a lavorare i cilindretti. Quindi metto qualche pezzetto sul tavolo in modo che così si rassoda un po' di più. Questo è già più rassodato, ecco, più, è leggermente più duretto ed è più lavorabile. Preparo dei cilindretti, più o meno tutti alla stessa lunghezza, quindi poi andremo a tagliare laddove sono più lunghi. Se si rompono fa niente, li rimettiamo vicini, poi li sistemiamo. La nocciola, quando viene macinata, poi in cottura perde tanto olio e quindi non corriamo nemmeno il rischio che l'impasto attacchi, appiccichi, perché è bello oleoso. L'impasto del ripieno deve rimanere sempre dentro la pentola, perché ha il fondo ancora caldo, perché non si deve proprio raffreddare, perché altrimenti dopo non si lavora più. I cilindretti sono pronti, li lascio un attimo da parte e comincio a preparare la sfoglia. L'impasto è rimasto a riposo e quindi è bello elastico. Iniziamo subito a tirare le sfoglie. Prendo un pezzetto di impasto, lo tiro un pochino con un mattarello. Dobbiamo realizzare delle sfoglie che siano lunghe quanto i cilindretti che ho preparato prima, larghe circa 6 cm. Usiamo del granito per infarinare leggermente la pasta e poi andiamo a tirarla. Inizio a tirare la sfoglia passando dal numero più largo della sfogliatrice fino ad arrivare a quello più sottile. Dopo aver tirato la sfoglia, che è sottilissima, praticamente è quasi trasparente, vado a tagliare a una lunghezza più o meno quanto questa dopo andiamo a tirarla ancora, più o meno quanto il cilindretto. Vado a tagliare qua il bordo, così verrà bello decorato. Stacchiamo e lasciamo una larghezza di circa 6-7 centimetri. Quindi ho sistemato sopra la sfoglia un cilindretto di ripieno e vado subito a dare dei pizzicotti e a stringere. Do dei bei pizzicotti e stringo l'impasto tra le dita, così. Dopodiché vado ad arrotolare
e a sistemarle sul tavolo da lavoro direttamente su una teglia da forno con carta forno, perché poi andranno ad asciugare in forno. Dopo aver dato forma a tutte le casquetas, posso portarle in forno a 150 gradi preriscaldato con lo sportello semi aperto. Le casquetas devono asciugare senza cambiare colore. Is casquetas di Belvì sono pronte. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se volete aiutarmi a far crescere questo canale, mettete un pollice in su, iscrivetevi e mi raccomando, condividete con i vostri amici. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti per realizzare a casa is casquetas di Belvì o dolce della sposa.